Inizia settembre? Ricominciamo dalla A. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Buon settembre a tutti! Ritorna settembre, ritornano gli impegni scolastici tra un po' per i ragazzi, si ritorna tra i banchi di scuola e anche su Arte per te ritornano i corsi. E non potevano ritornare i corsi se non inaugurandone uno nuovo. Un progetto che ho in mente da maggio dell'anno scorso, per il quale da maggio dell'anno scorso ogni giorno ragazzi ho dedicato parte del mio tempo per allenarmi, perché è un progetto innovativo anche per me, che per poter portare su Arte per te ho dovuto in prima persona imparare io stessa. Vi parlo delle lezioni di calligrafia e, per meglio identificare, parleremo insieme di brush lettering. Cos'è? Un modo di scrivere in bella grafia con il pennello o con degli strumenti simili al pennello. Insomma, sono quelle bellissime scritte che vediamo sempre da Zara Home, da Maison du Monde, tutte quelle belle stampe con le scritte tutte particolari e bellissime. Ci sono infinità di alfabeti da poter riprodurre. Io ho scelto per voi un corso basico perché io ho cominciato proprio dalla base. È impegnativissima, non vi sembrerà mai di allenarvi abbastanza. Ed è anche questo il bello, perché è un hobby bellissimo, prende e rilassa come lo Zentangle per intenderci, però nel frattempo vi sviluppa una creatività e una padronanza della mano nello scrivere che è veramente bella, e potrete spendere in 250.000 atti creativi, dalla preparazione di bigliettini a card. È una corrente americana che sta prendendo sempre più piede ed è una cosa che anticamente si insegnava a scuola, la bella scrittura. Reimpossessiamocene a modo nostro e cominciamo proprio dalla lettera A. È un alfabeto stampatello maiuscolo e minuscolo. Andremo lettera per lettera e vi darò circa ogni volta una settimana / 10 giorni per impratichirvi e per passare poi alla lettera successiva. Le puntate le ho già girate tutte, la parte pratica, perché capite bene che impratichendo mi giravo le puntate. Partiremo con materiali basici che abbiamo tutti a casa, per poi spostarci con materiali un po' più tecnici, passare finalmente all'acquerello. Quindi partiamo dalla 500 per arrivare poi alla Ferrari, come sempre si fa su Arte per te, in modo che voi possiate capire se la cosa vi piace. Ma adesso basta parlare, impariamo a fare la tutti in prima elementare tra i banchi di scuola. Ed eccoci pronti per questa prima lezione del corso di calligrafia creativa. Adesso impareremo piano piano tutte le lettere dell'alfabeto, cominciando oggi dalla lettera A, in minuscolo e in maiuscolo. Allora, vi faccio due tipologie di lettere A minuscole e due tipologie di lettere A maiuscole. Gli strumenti che ci serviranno: oggi non useremo dei colori troppo carichi di acqua, quindi una carta normalissima da disegno andrà bene, ma se userete in futuro gli acquerelli col pennello, non a caso questa tecnica è una tecnica della scrittura a pennello, così si chiama tradotta letteralmente dall'inglese, ci serviranno appunto degli strumenti che simuleranno la passata di acqua e pennello. Quindi cominciamo, noi cominceremo ad allenarci con dei semplicissimi colori a spirito. Ne ho presi qua di diverse categorie, di diverse tipologie, di diverse marche, tutte molto scarse. Queste le ho prese alla Lidl, si chiamano United Office, questi li ho presi alla Auchan, i Brio Color, e questi li ho presi non so dove e si chiamano Esquise. La particolarità di tutti questi pennarelli è che hanno la punta grossa, e questo ci serve. Non devono essere pennarelli comuni, intendiamoci, così a punta fine, perché questi non potrebbero mai performare per come vogliamo noi. Una volta che ci siamo impratichiti con questi, quindi non da subito, passeremo a degli strumenti più professionali. Il top di gamma prevederebbe o i color brush della Pentel o gli acqua brush della Pentel. I color brush sono già colorati, quindi voi prendete questo e andate a scrivere direttamente. Gli acqua brush invece potete o caricarli a china ad inchiostro liquido, oppure usarli con i vostri acquerelli preferiti e quindi dare una molteplicità di possibilità di colore al vostro acqua brush. Il sito Pentel ve lo metto qua sotto. La recensione di questi prodotti la trovate qui dove c'è la i col pallino, perché ve l'ho fatta tantissimo tempo fa.
la Pentel è proprio specializzata in questo, quindi questi sono proprio buoni per questa cosa. Il foglio di carta, come vedete, io già l'ho diviso a righe da 2,5 cm. 2,5 cm occuperà la lettera minuscola, 5 cm la lettera maiuscola, quindi il doppio. Cosa c'è da sapere? Per il 90% delle scritture, solo qualcuno esula da questa regola, c'è una regola fondamentale da seguire. Quando noi scriviamo qualcosa con un tratto ascendente, quindi che va dal basso verso l'alto, il tratto si fa sottile. Quando noi scriviamo qualcosa con un tratto discendente, quindi dall'alto verso il basso, il tratto si fa spesso. Ok? Quindi se si sale siete sottili, se si scende andate spessi. E allora, in salita sottile, in discesa spesso. Quando scriverete una lettera, ad esempio una A, avrà una parte in discesa come questa, una parte in salita come questa e un'altra parte in discesa come questa e poi di nuovo la salita della linguetta. Adesso noi dobbiamo alternare questi tratti su questa forma. Cominciamo? E allora, sono emozionata perché io mi sto impratichendo in pratica con voi, mi è girato sto trip da un 4 mesi a questa parte e io riempio le mie pagine e solo oggi mi sono decisa a condividere. Allora, proviamo subito con la A. Cominciamo dall'alto e discendiamo, quindi con un tratto spesso. Arrivati giù, saliamo con un tratto sottile e congiungiamoci. Quindi aggiungiamo la linguetta discendendo con un tratto spesso, che poi rendiamo elegante con un tratto sottile. Col pennarello ovviamente risulta un po' grezzotta la cosa. Andiamola a rifare adesso con uno strumento adatto. E voilà, visto che bello? Quindi, adesso vi segno i passaggi accanto a questa. Si parte da qua e si discende, quindi voi sapete che è un passaggio largo. Si continua da qua, è il secondo passaggio, e quindi si assottiglia. Quindi la linguetta che scende è il terzo passaggio che poi si va ad assottigliare. Perché sale. Benissimo. Secondo tipo di A. È la A, per intenderci, a stampatello minuscolo. Comincia da qui e sale e poi scende, si allarga il tratto. Sale sottile e scende e poi si allarga di nuovo. Sottile. La pancia parte sottile per poi allargarsi e poi tornare sottile. Ok? Andiamo adesso alle... Quindi, qui i passaggi sono uno che è verso su, quindi è sottile, due che è spesso e tre che va ad ispessirsi. Passiamo ora alle maiuscole. La maiuscola della A in corsivo è una A in corsivo fatta grande. Quindi la tecnica è la stessa. Ok? Più carina invece è la dello stampatello maiuscolo. Questa regola del sali e scendi, ricordatevi, vale anche per i ghirigori. Cosa significa? Se io voglio fare un ghirigoro, una di quelle ondine decorative, se vado verso l'alto sarò sottile, quando discendo diventerò più pesante nel tratto. Salgo e torno sottile. Ok? Quindi cominciamo con la nostra. Scendo più pesante, salgo sottile, scendo pesante e mi assottiglio sottile,
salgo sottile, scendo pesante e mi assottiglio nuovamente. E voilà, e la maiuscola è fatta. Anche qui segniamoci i passaggi. Questo è come quello di su, quindi 1, 2, 3. Questo è un po' più complesso. 1, 2, 3 e 4. Bene, non rimane adesso che riempire pagine e pagine di A. Allenatevi e fatevi trovare pronti al prossimo appuntamento per passare alla lettera B. Mi raccomando, almeno 5 pagine di ognuna di queste lettere e ditemi qual è la vostra preferita. Fatemele vedere anche sulla pagina Facebook di Arte per Te. Questa foto con i passaggi la troverete anche nell'album di Arte per Te, calligrafia, corso di calligrafia creativo. Quindi, per qualunque domanda, sono a vostra disposizione, se saprò rispondervi sarò lieta di aiutarvi, ma ricordatevi, non sono una maestra d'arte in questo, sono una neofita anch'io che si diverte a condividere quello che man mano apprende, sempre curiosità, sempre ricerca e soprattutto allenatevi. Vi lascio le foto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Visto? È semplice, è semplice, state tranquilli, le prime volte vi usciranno le pasticci o forse no, e poi piano piano vedrete che sarà sempre più agevole farla. L'importante le prime volte è segnarvi il rigo, anche per andare dritti, è una cosa che consiglio sempre anche con la pratica più avanti. Sulla mia pagina Facebook, il link lo trovate qua sotto, trovate lo schema a freccette per seguire proprio il sali e scendi che deve fare la vostra mano. Vedrete che sarà un gioco divertentissimo e spero che apporti una connotazione culturale in più al vostro modo di fare arte e comunque una conoscenza in più. È una tecnica bella anche per abbellire i diari dei ragazzi. Allora, allenatevi, se questo corso vi piace fatemelo sapere, lasciatemelo qui sotto scritto tra i commenti. Se vi piace naturalmente scrivetemi in bella grafia un bel pollice in su e condividete il corso sulla vostra pagina Facebook. Fate conoscere Arte per Te a quante più persone potete. Grazie, se mi mettete un pollice in su, sapete a cosa serve? A far veicolare meglio i video di Arte per Te. Insomma, non mi arrivano soldi dei pollici in su, ma mi arriva maggiore visibilità, quello sì, e di questo io vi sarò eternamente grata, ma solo se riterrete che i video di Arte per Te ne valgano realmente la pena. Bene, io vi aspetto anche su Ombretto, su Due Cuori e una K, i link li trovate sempre qua sotto, vi aspetto sulle mie pagine Facebook dei vari canali e vi aspetto sempre su Instagram. Quindi un mondo di social a vostra disposizione. Ora non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima!